Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un make up perché volevo utilizzare la Dreamy 2 di Nabla. Da quando l'ho acquistata, sinceramente ancora non l'ho utilizzata. Questa è la palette e queste sono i colori. Quindi andiamo subito a vedere cosa ci regala questa palettina. Allora, per prima cosa vado a mettere un ombretto ovviamente su tutto l'occhio. Vedete qualcosa di strano? Ho fatto l'henné alle sopracciglia così da renderle più colorate, più uniformi. Sono belle, eh? Sono belle. Allora. Andiamo a prendere la palettina. Come ombretto di transizione prenderò Déjà Vu e lo applico proprio su sulla palpebra. Proprio nella parte alta dell'occhio. Questi ombretti sono molto molto pigmentati, eh? Quindi state attenti. Vedete? Già solo poi andiamo a sfumare. E prenderò questo panna qui sopra proprio per sfumare questa parte, per non fare una linea netta, che non mi piace sinceramente vedere la linea netta. Allora, cosa voglio utilizzare? Voglio rimanere su questi toni e prenderò Hidden Place Plus, questo qui, e lo metterò alla fine. E poi vorrò mettere Amarcord invece nella metà più in dentro. Quindi vediamo come viene. Quindi iniziamo con quello più scuro messo alla fine qui. E poi lo trascinate un po' in dentro. E poi andiamo a mettere l'ombretto, quello Amarcord. Vediamo come viene proprio qui. Forse mi conviene prendere quei pennelli piccolini di applicazione. Parlo di questi pennellini qua. Sì, infatti sono migliori. Forse è meglio con le dita. Proviamole tutte perché ovviamente dobbiamo vedere quello che sta bene. Fino al metà centro dell'occhio, la stessa cosa dall'altro lato. E poi prendiamo sempre con il pennellino, direi di prendere Lucy Dream, questo qui, per vedere l'effetto all'inizio dell'occhio, oppure vediamo cosa possiamo mettere, ma credo che questo vada bene proprio all'inizio. No, mi sa di no, perché questo non ha una base, anche se è carino, eh? Non è che dice. Allora, forse è meglio mettere una base sotto e poi questo di sopra. Quindi andrò a mettere questo ombretto di sopra
Vediamo come viene, eh. Perché sicuramente quello è buono come top coat. E poi vado a mettere quello che stavo mettendo poco fa, che sarebbe Lucy Dream. Proprio all'inizio. Per dare un po' di luce. Niente, si sgretola, che è una meraviglia. Proviamo con il dito, ma... Allora, visto così, dallo schermo sembra molto molto carino, però visto dal vivo non è che proprio mi sta piacendo tanto. Provo a farlo col mignolo. Mi viene sempre male. Ok. Credo che vada bene così. Non so. Che dite? Rispondete. No, vabbè, è carino, dai, così è carino. Ditemi ovviamente se vi piace. Perché devo dire che bello, carino, mi piace. Adesso andiamo a piegare le ciglia. Ho lasciato internet acceso, quindi si sentiranno tutti i rumori possibili e immaginabili. Vado a mettere il mio mascara preferito del momento, che è quello di Astra, che devo dire che è fantastico, veramente fantastico. Differenza, oddio, mi sono alzata. Differenza nei due occhi si vede. Si vede, si vede. Devo girare un po' di video. Scusate se non sto parlando tanto, ma devo girare un po' di video e quindi sto pensando a quali fare, quali non fare, perché ovviamente voi tutti siete in vacanza, ma noi no. Quindi sto pensando, poi questa cosa che hanno tolto il fatto che arrivano l'email proprio da Gmail è una cosa che mi dà troppo fastidio, perché di solito a me arrivavano da Gmail e mi veniva più facile guardare video e tutto. Questa è la mia proposta per quanto riguarda gli occhi. Adesso vado a fare una semplice base e noi ci vediamo alla fine. Tanto farò una base così semplicissima proprio per fare i video e poi torno subito, quindi a dopo. Ciao. Allora, ho appena messo il fondotinta cipria, eccetera, eccetera. Adesso andremo a finire gli occhi e metterò proprio gli stessi ombretti che ho utilizzato sopra, quindi questo, e forse metterò anche la parte scura che sarebbe questa. Quindi andiamo a sistemarli. E andiamo a prendere direttamente il pennello di poco fa e andremo a mettere il colore più scuro proprio nella parte di sotto, quindi qui. Devo dire che questa palettina è molto molto pigmentata, molto. Allora, io vorrei mettere la parte scura sotto. Non lo so, che dite? O lo lascio così? Sinceramente è carino anche così, eh? Per non, diciamo, evidenziare tanto. Sì, credo che lo lascerò così. Allora, come vi ho detto, ho già messo la cipria e stavo per mettere il blush. Non metto il mascara perché mi piace di più il fatto che si intravede la parte di sopra. Quindi andiamo a mettere il blush e
è quello di Elf. Questo si è rotto e quindi ce l'ho nella ciotolina. E visto che ce l'ho nella ciotolina, sinceramente lo vorrei utilizzare. Perché spesso quando si rompono le cose, noi cerchiamo di abbandonarle del tutto, invece no, si devono utilizzare come gli ombretti in polvere di Neve Cosmetics, quindi sono ottimi anche questa tipologia di ombretti di blush. Io l'ho messo qui nella ciotolina e quindi mi viene anche facile metterli. Allora, non metto terra, niente, però volevo mettere un illuminante. Metterò questo qui di Basic Gaia, quindi spruzzo un po' di fix su tutto il viso, sempre se lo trovo. Allora, metto un po' di fix su tutto il viso. Che profumo, ragazzi, che profumo, che goduria, goduria, goduria. E metto il Basic Marble nella colorazione 02 Nike oppure Nike, che è questo rosa qua, molto bello. E lo metto qui, poi lo metto qui, poi lo metto qui e lo metto qui, l'Arc de Cupido. Ma oui, ma oui. Ecco, adesso arriva il tasto dolente che sarebbe le labbra. Cosa metto sulle labbra? Voi avete lo stesso mio pensiero, cioè voi fate gli occhi, vi piacciono tantissimo gli occhi e tutto, ma il cruccio sono le labbra. Cosa indosso sulle labbra? Cosa mi piace come abbinamento? Adesso guardo cosa abbinare e ve lo faccio sapere. Allora, adesso andremo a mettere la matita sulle labbra. Allora, vediamo, metto la Astra numero 33. Metto Wedding Day, anche se è un po' più rosa della matita. Allora, vi dico l'ultima parte perché non so se si è registrata, perché ho avuto un piccolo contrattempo perché avevo acceso il microfono ma non avevo messo il cavetto dentro, quindi non lo so se si sente bene, spero che non ci siano troppi rumori, lo metterò lo stesso. Se proprio si sente malissimo non lo metterò, quindi non lo vedete, inutile dirvelo. Allora, sulle labbra ho messo la numero 33 di Astra, che mi piace tantissimo come matita, e in combo ho messo l'Huda Beauty, questo qui, nella colorazione Wedding Day. È bellissima, mi piace tantissimo come sta proprio su questo make-up. Ditemi ovviamente cosa ne pensate giù nei commenti, ditemi se vi piace o non vi piace e se vi piace la combo labbra che ho appena fatto. E niente, che dirvi di più? Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!